Alleluia, Signore, grazie per questo tempo, grazie per la Tua presenza, grazie perché ci concedi dei cuori attenti ad ascoltarti, a stare, a dimorare davanti a Te per cercare la Tua faccia, costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, opera nelle nostre vite questa mattina perché abbiamo fame e sete di seguirti, di seguire la Tua direzione e di essere ammaestrati dal Tuo Spirito e di contrarre e di vivere nella santità della Tua alleanza, Signore, che hai riversato per noi nel nuovo patto. Signore, Ti benediciamo, Signore, Ti amiamo, nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia. Allora, facciamo un breve intervento dove poi vogliamo fare la cena del Signore e dopo immergerci nell'adorazione, ok? Allora, non sono microfonato, quindi limitiamo al minimo le distrazioni perché non, da laggiù mi sentite comunque, arriva la voce. Bene. Allora, viviamo in un tempo particolare dove mi sono reso conto che c'è un movimento in gran parte del mondo che si sta creando. Sapete, ultimamente riflettevo sul fatto che non è per criticare, no? Spesso l'abbiamo fatto anche noi, molte volte tantissime comunità sanno già a inizio settimana come si predicherà la domenica, c'è già il titolo del messaggio. E mi sono reso conto che stava diventando una cosa schematica e siamo arrivati al punto che non riusciamo più neanche a prepararci. Perché? Perché non sappiamo neanche se predicheremo. E ogni epoca è stata, ogni decade dell'ultimo secolo, del penultimo secolo, è stata contraddistinta da cose che Dio stava, ora useremo il termine, risvegliando. E Dio ha messo quell'enfasi in quei momenti, ok? In quei momenti Dio ha messo l'enfasi di una determinata esigenza che c'era nel corpo di Cristo e nel mondo, ok? C'è stata un'epoca in cui si bombardava tanto di insegnamento, c'è stata una decade nello scorso secolo dove c'è stato il movimento della fede. Tutte queste cose, miei cari, cosa hanno prodotto? Hanno prodotto un'enfasi che Dio ha messo in quel momento, Dio ha messo quell'enfasi e ha aperto un tempo, ha chiuso quel tempo. Quando le persone hanno continuato a fluire o a concentrarci su quell'enfasi che era in una decade, in un decennio, sono poi uscite all'estremo. Perché? Perché Dio non ha abbandonato quel movimento, Dio aveva abbandonato quell'enfasi. Se tu cavalchi quell'enfasi nel tempo di Dio, tu ti godi i benefici. Se tu continui a trascinare questo cavallo fuori da quella decade, tu vai in uno sforzo carnale e diventa un estremismo e diventa l'ennesima religione, ok? E così anche con quella che è la parola risveglio, vorrei fare un attimo una breve intro. Con quella che è la parola risveglio, adesso va di moda questa parola, il risveglio. Risveglio di qua, risveglio di là. Ora, non voglio fossilizzarmi troppo sui termini, ma la scrittura parla pochissimo di risveglio per quello che noi intendiamo noi. A tal punto che sono le filosofie new age che ora ti parlano di risveglio. Il risveglio della coscienza, perché? Perché comincio a vedere le cose da un altro punto di vista e lo stanno bombardando così tanto che noi arriviamo al punto da confonderlo con quello che Dio vuole fare. Ma una volta compare il risveglio, dice risvegliati tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Ma parla di una risvegliati tu, ok? I movimenti che noi siamo abituati a vedere sono un altro concetto e Atti 3:21 parla di quello che dovremmo attendere più che un risveglio. Noi dovremmo attendere e lavorare per questo. Dice così
Atti 3, dai versetti 19 dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto, deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Che cos'è che dobbiamo attendere e per cui lavorare? La restaurazione di tutte le cose. E ogni decade noi l'abbiamo chiamato risveglio, ma in realtà Dio stava restaurando un aspetto, una pietra dell'edificio di Cristo: la fede, l'insegnamento, la parola, il soprannaturale, il movimento profetico, il movimento apostolico, la restaurazione di tutte le cose. Quindi noi cerchiamo il movimento del restauro, perché? Perché ha a che fare con la costruzione, dove Cristo è la pietra angolare su cui noi ci edifichiamo. E recentemente, in amore, sono stato invitato a parlare sulla scia del risveglio di, che ora lo chiamo così, il risveglio di Asbury, a parlare di risveglio, cosa manca il risveglio, cosa manca di là, cosa manca di qua. E quando ho sentito questi video non ho sentito pace nel mio cuore, non vado a parlare di che, perché la gente piace parlare, ma che parlo? Sono il primo che devo chiuderlo, di cosa vado a parlare? E ho declinato l'invito. Guarda, non sento che Dio mi voglia a passare una serata a parlare di questo. La gente non vuole parlare, no! Dio sta restaurando l'adorazione in questo tempo, e la gente deve cercare il Signore, non parlare. Perché parliamo, facciamo tanto studio, tanto insegnamento, parliamo, ci gonfiamo la testa, ma il nostro cuore non cambia. Il nostro cuore non cambia. E all'uomo mi sono reso conto che mi piace tanto parlare, discutere, tavole rotonde, discussione, quando in realtà Dio sta chiamando in questo tempo, e lo sentiamo fortemente, allo stare alla sua presenza, a cercarlo di più e a parlare di meno. Sono tante domeniche che non stiamo predicando. Abbiamo dei piccoli input di insegnamento durante la settimana, ci edifichiamo in questo modo, ma l'obiettivo è stare nella sua presenza, l'obiettivo è adorare. E in questo tempo, voglio condividere questo prima di passare alla cena del Signore, perché la celebreremo anche a Pasqua, ok? E la celebreremo con questa visione che vi voglio condividere, che credo che Dio mi abbia parlato. Allora, c'è una persona che ascoltarla, in quella che era il suo malessere, mi ha permesso di cercare il Signore, no? Perché a volte noi alcune cose non ci capitano, però quando cerchiamo di aiutare qualcun altro, ci mettiamo quella passione e il nostro cuore si apre per ricevere anche comprensione e soluzione, no? E questa persona diceva che uno dei suoi più grandi traumi ricevuti, che gli hanno fatto un po' crollare la fede, è stato quando diceva: ok, io ho dei problemi interiori, ma le cose gravi quelle non dovranno succedere, perché comunque sono una figlia di Dio e sono protetta. Quando mi è successa la cosa che più pensavo, più temevo, la mia fede è crollata, perché io pensavo che al di là delle mie mancanze Dio fosse supremo, che mi avrebbe protetto in quanto figlia di Dio. E sul momento non avevo subito una risposta da dare, però ho detto: Signore, so che tu sei perfetto, so che tu sei buono, e a volte succedono anche le cose giuste a coloro che sono retti di cuore, questo lo so, e non mi turba e non mi scandalizza. E mentre pregavo in questo modo, io ho visto quella che è la celebrazione della Pasqua, ok? E
non quella che ci ha fatto raffigurare Gesù, che dopo leggeremo magari insieme, che è importante, che è il compimento di tutto, ma per darci meglio l'immagine, la prima Pasqua celebrata da Israele, ancora sotto la schiavitù d'Egitto, sotto la guida di Mosè. E c'è una raffigurazione molto interessante di questa Pasqua. Questa Pasqua è particolare perché voi sapete che ogni famiglia doveva riunirsi, celebrare erbe amare, cibarsi dell'agnello, mangiarlo intero, il sangue sparso sull'architrave, e l'angelo della morte sarebbe passato oltre. Da qui Pasqua, cioè passaggio, passover, passare oltre, no? Però noi abbiamo sempre messo un'enfasi estrema sul fatto che la morte passa oltre, che il male passa oltre. Quindi ci protegge dal male, che il male passa oltre, che il male resta fuori. Ma il male resta fuori perché l'agnello è dentro. Quel tipo di pasto, di cena, è una celebrazione, miei cari. Non tanto per tenere il male dentro, cioè il male fuori. Il male fuori è una conseguenza. Il male, se no vi confondete con la serie. Il male fuori è una conseguenza. Ma quel pasto con il sangue sparso sull'architrave era un invito a Yahweh ad essere celebrato e a fare alleanza con lui, con un pasto celebrativo, fare alleanza con lui e tenerlo dentro. Siccome lui è dentro la nostra casa, lui è il nostro alleato, perché stava celebrando un'alleanza. Infatti quando poi più avanti Gesù alza il calice, dice: questo è il nuovo patto della nuova alleanza, perché celebra l'alleanza. Il fatto che la morte resta fuori è una conseguenza, perché lui entra dalla porta, se la chiude dietro e si mette a tavola, e lui protegge l'alleato, colui che entra, Dio, Cristo, viene, entra, si chiude la porta fuori, le spalle rimangono alla porta e lui avvolge tutta la casa e la protegge, perché diventa l'alleato, viene celebrato come l'alleato. Siccome lui è dentro, la morte è fuori. Siccome lui è il mio alleato, il mio rifugio, la morte resta fuori. E noi invece ci siamo concentrati su questo, dimenticandoci di chiedere: è veramente il Signore dentro la mia casa, il mio alleato? Guardate con questa scrittura con cui mi sono svegliato stamattina. Isaia 30, versetto 1. Stavo meditando su come per stamattina, e subito mi è arrivata questa: alleanza senza lo Spirito Santo. Alleati senza lo Spirito Santo. Sono andato a cercarlo e dice così, Isaia 31, dice: guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio Spirito, per accumulare peccato su peccato, che scendono in Egitto, poi avanti dice, e si nascondono all'ombra dell'Egitto, cercano rifugio, protezione, no? Cosa significa questo? Metti in allerta, perché a volte diciamo con la bocca, e sempre Isaia dice: mi onorano con la bocca ma il loro cuore è lontano da me. Cosa significa? Che diciamo con la bocca che Yahweh, Cristo, è il nostro alleato, è la nostra Pasqua, ma nei momenti di difficoltà il nostro cuore si rifugia in altro. E quando tu ti rifugi in qualcos'altro, tu entri sotto la protezione di quel rifugio e stai contraendo alleanza. Alleanza al di fuori di Cristo. Alleanza in qualcos'altro, in qualcun altro, dove tu cerchi soccorso, consolazione, e senza che te ne rendi conto, tu magari non vorresti questo, tu stai facendo un falso rifugio, una falsa alleanza. E quando ti allei con qualcos'altro, siccome il nostro cuore è vasto, dobbiamo essere sinceri, non tutto il nostro cuore
appartiene al Signore. Non tutta la nostra vita appartiene al Signore. Quelle aree che non appartengono sono aree, debolezze in cui si rifugiano in qualcos'altro. E quando mi rifugio in qualcos'altro, Isaia questo, chiama questo come falso rifugio, rifugio di menzogna, patto con la morte, alleanza empia. E quando entra un'altra alleanza, sto buttando il Signore fuori. E il Signore dice, perché vuole il suo popolo a sé, quell'alleanza falsa non funzionerà, non sarà in grado di proteggerti a lungo termine. Un altro esempio, il re Asa, è un famoso re che è stato annoverato tra i re, diciamo il termine buono, ok? Come ha iniziato il suo regno, era in grosse difficoltà, ha cercato Dio con tutto il suo cuore, Dio lo ha aiutato in battaglia, gli ha fatto vincere battaglie dove era attaccato, e Dio gli ha mandato il profeta e gli disse: Asa, questa vittoria è per la vostra integrità, Dio è stato con voi, e fino a quando lo cercherete e vi appoggerete a lui, voi prospererete. Ricordati questa parola: fino a quando lo cercherete, voi prospererete, voi andrete avanti. Ad un certo punto arriva una minaccia, questo è, passano gli anni, lui probabilmente si mette comodo, arriva una minaccia e distinto, di pancia, lui risponde andando a chiamare un re estraneo e dire: alleiamoci per resistere al nemico. Il nemico dice, il re alleato dice: ok, ti verrò in tuo soccorso, ti proteggerò. Dio manda un profeta a questo re e dice: l'Assiro sarebbe stato conquistato da te, quel re sarebbe stato conquistato da te, ma siccome hai, perché ti sei appoggiato sull'uomo invece che sul Signore che in passato ti ha dimostrato la sua fedeltà? Questa cosa ti si ritorcerà contro. Il profeta naturalmente non è stato visto di buon occhio dal re e l'ha imprigionato. E come è finita la sua vita? Di nuovo in un altro falso rifugio, si ammalò ai piedi e dice: nella sua infermità non cercò il Signore, ma si appoggiò ai medici. In 2 anni morì. Vedete, i falsi rifugi sono riemersi e hanno portato in declino la sua vita. Poi grazie a Dio è uscito un re meraviglioso, Giosafat, che era suo figlio. Ma attenzione, questo falso rifugio ha completamente deviato la vita. E c'è una chiamata a lavorare su questo. Noi è da un po' di tempo che sentiamo questa parola. Il pericolo delle alleanze che non sono nel Signore. Che non sono nel Signore. E queste alleanze non sono, perché qua non è che siamo capi di Stato, che chissà che cosa possiamo fare. Hanno a che fare col nostro cuore. Col nostro cuore, dove si allea. Dove va a rifugiarsi nei momenti di soccorso? Da cosa è attratto nei momenti di sventura? Da cosa è attratto? Che può essere un qualche cosa che non c'è nulla di male, ma quando diventa Dio, quando diventa un idolo, diventa il male. Diventa un buono che diventa nemico del divino. Diventa nemico del meglio, di quello che Dio ha stabilito. E c'è qualche cosa dove noi corriamo, dove l'anima nostra corre. Infatti per molti il Salmo 91 è un talismano, che lo ripetono, ma in realtà dovrebbe essere vissuto. Dice: chi dimora al riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio. Non è una cosa che più la ripeto e più sono protetto. Non è un ciondolo, un talismano da metterti al collo, che solo perché è scritto da qualche parte ha potere. Il salmista si era completamente dedicato alla parola che stava esprimendo e dice: nei momenti di tempesta io mi rifugio in te. Il nome del Signore è una forte torre, a lui corre il giusto ed è al sicuro. Per questo motivo, ascoltatemi, la celebrazione della cena del Signore, della cena pasquale, è alzare il calice, prendere il pane e dire: io celebro il Signore.
Gesù parla di questo che è alleanza. Cioè, tu sei il Signore di questa casa, tu sei il Signore del mio cuore. E veramente questa è una chiamata ad essere come chiesa rievangelizzati. Perché Gesù ad una chiesa dice: io sto alla porta e busso. Che ogni volta che io realizzo che questa parola non è stata rivolta al mondo, ai cuori geni perduti del mondo, ma è stata rivolta a una chiesa, vuol dire che quella chiesa avrà messo Gesù fuori. Oppure in un lato del nostro cuore Gesù è alla porta e dice: io busso, a chi mi apre entrerò e cenerò con lui. Vuol dire che mi chiudo la porta alle spalle e divento nuovamente il protettore, l'alleato. La Pasqua non è l'obiettivo salvati dalla morte, ma che celebro il Signore della Pasqua. E di conseguenza sono protetto da lui. Il nostro focus non è sangue dell'agnello, così è sangue. Il nostro focus è celebrare l'agnello pasquale. È celebrare il Signore che viene nella nostra vita, entra nelle nostre case, si siede con noi. E lui è parte di essa. Lui torna ad essere, lui viene affinché tu rifiuti le false alleanze, lui viene, toglie quella falsa pietra angolare, la rimuove, la batte e posiziona la nuova pietra angolare che è Cristo. Perché il falso rifugio, la falsa alleanza è un falso appoggio. E quando l'appoggio è falso, è campo di demoni. I demoni possono lavorare su quei falsi appoggi, che possono essere traumi, qualsiasi cosa, e ci costruisce sopra. Ma il fondamento deve tornare ad essere Cristo, la restaurazione del giusto fondamento, del fondamento del vero credente, del fondamento del discepolo del regno, e ristabilire il vero fondamento che è Cristo, radicato e fondato in Cristo. Così la mia casa non crollerà, perché è fondata sulla roccia. Ma prima Cristo deve essere, dobbiamo aprire il cuore, ritornare a celebrarlo come l'alleato. Invece ci sono aree della nostra vita in cui diciamo: Signore, qua ci penso io, questa è la mia privacy, questa è la stanza mia, questa non te la cedo. E in quella stanza, in quell'area, in quel dolore, è più difficile sperimentare la protezione, perché non è arresa. E Dio ci sta chiamando ad una arresa a Lui, ad una arresa alla Sua presenza. E sempre il problema è che spesso siamo troppo credenti mentali. Ora, i fanatici della fede credono in Gesù e spengono il cervello, cioè non ci serve più, basta, lo mettiamo da qualche altra parte, tutto di cuore, ma il cuore inganna il cuore. L'altra parte sono i credenti di filosofia greca. Tutto pensare, tutto capire, tutto studio. E poi faccio. No. Seguitemi e io vi farò il pescatore di uomini. Ascolti la chiamata, non la capisci fino in fondo. Ascolti il richiamo, che non ho capito bene, Signore, ma ti seguo perché sei tu. Invece no, prima aspetta. Siediti un attimo, spiegami bene. Questo non ho capito, questo punto non ho capito. Ora forse posso seguirti. Ma questo è un discepolo mentale, è un discepolo di cultura greca. Deve capire e poi fare. Invece noi non camminiamo per visione, ma per fede. Perché coloro che cercano il Signore lo seguono, poi arrivano a comprendere ogni cosa. Comprendono ogni cosa, dice la scrittura. Coloro che cercano il Signore comprendono ogni cosa. Ma cerco Lui, non di capire. A volte lui lancerà cose che io lancerà cose da lui a te direttamente che non capirai mai fino in fondo. Non capirai mai fino in fondo. Perché? Perché il domani appartiene a lui. E lui ti lancia questa perla preziosa e sta a te custodirla. E dire: ok, non l'ho capito, ma siccome so che sei tu, io vado avanti per fede. E poi capisci dopo. Gesù non si metteva a fare il greco.
Quando a volte non capivano, dicevano: questo parlare è troppo duro, non ce lo spiega bene, io me ne vado. Gesù non l'ho mai visto, dire: no, fermatevi tutti, mettetevi tutti seduti, ora vi spiego bene, perché non sia mai che ne andate. No, si rivolge ai discepoli, dice: volete andare via anche voi? Pietro. Io quando ho realizzato la risposta di Pietro con questa luce, ho ancora di più amato il suo esempio. Pietro, parafrasando, ha detto: neanche io ci ho capito tanto di sto discorso di mangiare carne e sangue, sinceramente, signore. Però io so che le tue parole sono vita eterna. Amen. E non potrò da nessuna altra parte. Amen. Anche se non ho capito fino in fondo, continuerò a seguirti. Amen. Ah, ok. Questo è un discepolo del regno. Un discepolo che non sempre può capire, perché tutto quello che voglio capire, devo capire sempre tutto, significa che lo sto controllando. E se lo sto controllando, non sono preso al Signore. Allora noi torniamo in questo modo a celebrare il nostro alleato. Perché quelli che scelgono il Signore comprendono ogni cosa. Comprendono ogni cosa. Mi date una mano a distribuire? Quindi, ricapitolando, dobbiamo celebrarlo con quest'ottica e dobbiamo chiedere al Signore di illuminare. Salmo 119, Salmo 19 dice: il Signore, prestate ancora attenzione a questo, e ho concluso, il Signore illumina le mie tenebre, dice il Salmo 19. Cosa significa? Cosa significa? Questa cosa è ancora importante per noi. Significa che ci sono aree in cui noi siamo allo sbando. Quando tu non vedi chiara una situazione, quando tu dici non la sto vedendo, non vedo chiara una situazione, vuol dire che in quell'area hai tenebre. Gesù dice chiaramente: dove uno non riesce a vedere, lì ci sono tenebre. Se una situazione non ti è chiara, ci sono tenebre. Se alcune aree non le vedi, lo so che hai ragione quello che mi stai dicendo, ma non riesco a vederlo, ci sono tenebre, ok? E Gesù dice: dove ci sono tenebre uno non sa dove va. Quando a volte si è allo sbando, c'è una misura di tenebre, se ci pensate, in ognuno di noi. Quando non abbiamo chiarezza, allora abbiamo bisogno di cercare nuovamente il Signore.